Anche oggi è finito. Torniamo a casa. Permanente, ho usato questo kit che di sicuro volete sapere dove l'ho comprato, e l'ho comprato praticamente su Amazon. Tutto questo kit l'ho pagato 16 euro, no 13 euro, scusate, 13 euro tutto questo, praticamente la marca Elite 99. E per farmi il semi permanente, che praticamente da sola è difficile perché a prescindere con le unghie piccole, ma poi è difficile fare le unghie, per cui vabbè, diciamo che ho sbagliato un bel po'. Comunque, per fare le unghie ho messo la base, cioè prima ho messo la base, questa qua. Poi ho messo il colore, questo qua è il numero del colore che io sto amando. Io amo questo colore a confronto degli altri, che è il rosso fuoco. E poi per finire ho messo il top, questo qua. Queste sono le cose che ho usato. Ovviamente ci sono anche questi tre colori, che sono il bianco, questo qui che è tipo un nude, e questo che è un nero, e poi c'è questo qui che questo è Noclean, che non ho ancora capito bene dove, cioè come lo posso mettere, diciamo. Proprio questo qua è ancora pieno, non so precisamente dove lo dovrei mettere. E siccome a me piace di più il rosso, questo qua, metto di più questo, infatti l'ho quasi finito. Invece questi qui sono carini, ma non lo so, non... dovrei provare di nuovo questo per vedere come mi sta. Però non sono male, perché trovi quattro colori dentro, più più la base e il top coat e questo qua, per cui questo a 13 euro lo trovate su Amazon. Infatti vabbè, io adesso non so se si vedono, però l'ho fatti male perché ovviamente avendo le unghie piccole e è un po' complicato anche con una mano fare praticamente semi permanente. Però questo è il risultato ed è un colore che io amo. Invece se ho le unghie più lunghe, tipo così, riesco bene. E niente. Questo è il semi, ancora, è il semi permanente. Con la mia lampada bianca. C'è anche quella rosa, ce l'ho rosa e bianca. Questo qua l'ho presa in un negozio a 5 euro, invece quella lì l'ho pagata 40 euro con il kit dello smalto, eccetera. Comunque questo è.
responsabile. Allora, piano. Senti, ci vuoi dare una mano o no? Senza dubbio, ma solo dopo che tu avrai intrapreso il viaggio verso la tua amica. Nuovo acquisto. Siccome non sappiamo cosa fare, giochiamo anche questo. Lo apriamo insieme. Fatto così. Ovviamente. Vediamo se riesco ad aprire. Wow, praticamente il labirinto dei Minions. Troppo bello, ci sono le casine. Ci sono questi. Poi c'è dentro questo. Tutto così. E questi qua sono 4, per cui puoi giocare per 4 persone. Ovviamente poi ci giochiamo insieme. Almeno facciamo qualcosa di diverso e giochiamo. Ovviamente questo costava 16 euro in promozione su Amazon. Invece l'altro, che è praticamente quello labirinto normale, costava sui 24 euro. Però in promozione 20, per cui costava 20, ma era in promozione. E alla fine ho deciso di prendere questo, che sembrava più bello, più simpatico. Così possiamo giocare e sappiamo anche che cosa fare nei giorni di quarantena. Thank you.
c'è un panzerotto, sembra una spada. Secondo gli ultimi dati dell'Istituto Superiore della Sanità, i contagiati tra dottori e infermieri sono il 9% dei casi totali, un numero altissimo se si pensa che proprio loro dovrebbero tutelare la salute dei malati senza metterla inconsapevolmente ulteriormente a rischio. Con i medici al fronte, in queste condizioni, è ancora più difficile. Al momento davvero chiusi. Siamo collegati con il professor Giuseppe Remuzzi, che è il direttore dell'Istituto Mario Negri. Benvenuto al TG4, professore. Grazie per aver accettato il nostro invito. Abbiamo qualche problema nel collegamento con il professor Remuzzi. Purtroppo non è pronto e allora continuiamo con la nostra scaletta. Avete sentito? I dati nazionali non sono per niente buoni, si è invertita purtroppo quella tendenza lieve ma positiva nel calo dei contagi, e a dare l'allarme questa mattina era stato il governatore della Lombardia Fontana. Guardate. Il numero dei contagiati è aumentato un po' troppo rispetto alle... Adesso mi guardo praticamente Disney più, che è quello che hanno fatto nuovo appena uscito. Devo farmi Netflix, ma praticamente li vedo lo stesso i film, perché tanto c'è la mio fratello, per cui li vedo tramite lui. E adesso mi sono fatta Disney, praticamente questo, e adesso mi guardo qualche cartone, anche perché vedo che è bellissimo. Adesso non so se si vede, ma perché non metto fuoco? Non è che da tanto, boh, non va fuoco. Comunque questi qui sono i cartoni, ci sono tanti cartoni e anche film fatti da cartoni. Volevo vedere questo qua, High School Musical, la serie, perché è praticamente il cartone, però è completamente diverso. E sembra bello, per cui niente, lo vediamo insieme, poi guardiamo un altro film. E comunque io ce l'ho gratis per 7 giorni, perché quando ti iscrivi ce l'hai gratis per 7 giorni, poi ovviamente dopo 7 giorni devi pagare 7 euro al mese o 70 euro al mese. Però ho sentito da uno youtuber che conviene di più prendere il pacchetto da 70 euro al mese, che risparmi. E ho sbagliato, all'anno, non so perché ho detto al mese, e dice che è meglio prendere quello all'anno che al mese, per cui non lo so, se mi trovo bene quasi quasi lo faccio anch'io e vediamo, perché sono belli i film. Per cui proviamo a vedere questo e lo guardiamo insieme. Non so perché adesso non volevo registrare il vabbè, adesso lo taglio quel pezzettino qua, niente, volevo registrare 2 secondi, ma c'era la canzone del film e adesso mi tocca tagliarlo, perché sennò per copyright lo bandano. Per cui niente, io mi guardo il film e poi sceglierò un altro, vediamo.